È ovvio che non si può altro che chiedere le scuse nell'ordine alla città e quindi a tutti i cittadini di Piacenza, al signor sindaco che viene tirato in ballo in una vicenda proprio nella quale non c'entra niente, meno di niente, e anche per una questione di rispetto ai consiglieri di opposizione e di lealtà ai consiglieri di maggioranza. Purtroppo è capitata una vicenda della quale non avevamo il minimo sospetto, il minimo dubbio, perché diversamente ci saremmo comportati in tutt'altro modo. Non vogliamo ovviamente trarre delle conclusioni che siano pregiudizievoli nei confronti di nessuno, però per quanto ci riguarda noi siamo intransigenti. Una vicenda di questo tipo non ha nulla a che spartire con Fratelli d'Italia. Il Procuratore della Repubblica, tra l'altro, l'ha detto chiaramente che è una vicenda personale e non né politica né amministrativa. E ciò nonostante, noi continueremo la nostra attività a testa alta, amareggiati, ben più di amareggiati, perché poi ci sono anche degli aspetti umani da cui una comunità politica non può prescindere, però se dovessi dirla tutta, penso che Giulio Cesare abbia preso meno pugnalate alle spalle di noi in questi giorni. Io penso che non si possa stare neanche per sbaglio a certi tavoli, ma soprattutto se ci si sta per sbaglio, nel momento in cui non si occupavano ruoli politici, poi non si vanno a ricoprire ruoli politici, molto onestamente. È una cosa che mi ferisce umanamente, che ha ferito una comunità di gente che la pensa in un certo modo e la pensa tutta in quel modo lì. Ci si può dividere in politica su tanti aspetti, ma sulla lotta alla mafia Fratelli d'Italia può insegnare, non ha da prendere. E noi veniamo da una storia che votò Paolo Borsellino, Presidente della Repubblica Italiana, quando altri crearono le premesse perché fosse isolato e andasse al massacro. Quindi io questa cosa non la riesco, si dice oggi, a metabolizzare. In realtà, molto più volgarmente, non riesco a mandarla. Guarda, si possono attivare tutte le procedure che si vogliono, perché tanto se si vuole chiedere alla Commissione basta mandarla. Arriverà a giudizio della Commissione che non c'è alcuna rilevanza perché i fatti non riguardano l'amministrazione comunale di Piacenza e fa brutta figura. Si può spostarla invece e tenerla sul piano politico e ovviamente sotto questo profilo il legittimo disappunto e la legittima protesta dell'opposizione per quanto è accaduto e anche la nostra legittima protesta e la nostra legittima richieste di scuse ai piacentini per quanto è capitato, di più francamente diventa difficile fare. Io penso di poter dire una cosa, a Piacenza mi conoscono, sanno la mia storia personale, sanno se volete anche il mio integralismo su certe questioni. Certo, sono parte offesa in questa vicenda. Allora il discorso si tiene sul piano politico, va bene. Ma quando si fanno delle equazioni indegne sul piano personale, giustamente la responsabilità degli atti che uno compie è personale, ma non è personale solo perché commette un tipo di reato, perché commette tutti i reati.